Se vi piacciono i mazzi controllo ma non troppo e dei mazzi buffi ma non troppo o semplicemente vi piacciono dei vecchietti che volano nel cielo con il loro bastone, allora Bitskit ha il mazzo giusto per voi. Come sicuramente tutti voi avranno capito, oggi andiamo a giocare Zur the Skimmer in Explorer. Questa è la lista del deck, ragazzi. È studiata principalmente per la Best of One, ma sentitevi liberi di portarla in Best of Three. Fate la side come preferite, ma prediligete sempre incantesimi e le loro Enter the Battlefield trigger. La stella del deck è indubbiamente Zur, che potrà animare i nostri incantesimi dandoci controllo, proteggendoli con Hexproof, ci daranno sustain e saranno pure le nostre win condition al finire della partita. Yorion lo conosciamo benissimo tutti quanti, oltre ad avercelo come companion, ne avremo altre tre copie nel deck perché è di fondamentale importanza per riattivare tutti gli incantesimi già in campo. Le uniche carte non incantesimo insieme a Zur e Yorion sono Thoughtseize, Domin's Veto e Supreme Verdict. Ci aiuteranno a controllare la board, per il resto le altre carte saranno tutte di matrice incantesimo. Spirited Companion, Omen of the Sea e Treacherous Blessing sono fondamentali per questo mazzo perché avendo 80 carte ci conviene pescare, pescare e pescare il più possibile. Queste scendendo sono in grado di autociclarsi e addirittura di fare vantaggio nei nostri confronti. Trial of Ambition, Oath of Kaya, Leyline Binding e The Mithuq Massacre sono il nostro pacchetto di rimozioni per le creature o permanenti fastidiosi. Sono sempre degli incantesimi anche loro, quindi verranno poi utili di nuovo con Yorion e con Zur per essere animati e attaccare o difenderci. Chiudo con Wedding Announcement, è una carta che non mi ha fatto impazzire nei match che ho fatto, tuttavia non mi sento di tirarla via. Se voi volete sostituirla con qualcos'altro, magari la giocate meglio di me, scegliete voi. Il pacchetto Terra, ragazzi, è molto classico, ne gioco 35, di spicco abbiamo Eiganjo, Castle Vantress e una Hall of Storm Giant. Null'altro. Bene, detto questo, godetevi i match. Primissima partita che faccio col deck, ragazzi, proprio mai giocato. La mano sembra interessante, piena di incantesimi, tra l'altro. Benissimo. Magari surrenda pensando che siamo un mazzo zero, visto che abbiamo Yorion. Direi che quella bianco-blu è la peggiore da giocare. Vabbè, questa. Facciamo un bel tot seize. Tot seize qua. Ok, lui è il solito Ramping the Ground, being distruttivo. Allora, secondo me qui Nissa e Storm sono le due cose più pesanti. È partito lento. Noi abbiamo la Leyline Binding. Io toglierei Nissa. Nissa è proprio veramente. Però Storm, come facciamo poi a gestire Storm? Anche Storm prima o poi arriva. Nissa potremmo fare ley line e lui fa un 3. Ma Storm arriva troppo tardi. No, togliamo, poi ci pensiamo a quello. Ok. Quindi poi giochiamo questa tappata e via. Lui farà il Wolfillow. Ok, buona questa. Io farei subito Zur. Dritto per dritto, poi però non abbiamo le vratte, giusto? Allora ci riprendiamo. Ci possiamo riprendere in mano Yorion? O fare. No, facciamo una ley line a fine turno. Una ley line a fine turno. Ok, a prescindere. Re, cosa? Via sto cosaccio. Pensa a te. Allora, qui invece facciamo Zur, terra tappata passo. Vediamo un po'. Beh, questo qui è comunque un 6-6 lifelink Sarbanana. E giochiamo. No, costa 2, giusto? Sì. E giochiamo anche Spirited Companion. Se non peschiamo terra, vediamo. Bello Yoriello. Yoriello bello. Allora, e farei Companion. Wow, buona questa terra. Animerei la signorina qua. E gli diamo una bella passata. Detach Lifelink.
Beh, lui poi farà questo, per carità. Ma non potevo impedirglielo. Buona, terra tappata. Noto che abbiamo un po' di Yorion in mano, che è buono, almeno non c'è. Zur Zur Badur. Loro rimangono così anche quando lui muore, no? Ah sì. Perdono Death Touch Life in Cadexpo. Vabbè. L'hai fatto, adesso lui fa. Non ha la terra. Non ha giocato terra. Non stavo guardando la bellezza di Zur. Mi sa che non ha giocato terra. Vediamo. Ah no, io ne ho 5, lui ne ha 4. 3. Ah, hai capito, ragazzi. La bellezza di questo mazzo è che bene o male sempre le risorse ha. Quindi adesso fa festival per far vedere quanto ci tiene al caso. 5 terre. Quelle. L'ha fatto. Lo ha fatto, ragazzi. Vabbè, gli ridiamo il centauro. Sì, tranquilla. Tranquilla che. Allora. Indubbiamente noi adesso attacchiamo Ley Line. Però Ley Line ci muore. Perché lui vorrà salvare. Oddio, ci muore. E ci muore Ley Line. Lui deve fare le super parate. Facciamo così. Vediamo come para. Ci muore le banane. Ci muore. Cosa ci faccio? Mette doppio pezzo? Mettici doppio pezzo. La lascia morire? Immagino. Allora, se la lascia morire, ragazzi, gli ridiamo il centauro e gli rubiamo il groll. Il tro? Perché il mio discorso è. Aspetta che glielo dico. No, non l'avrà. Allora, perché il mio discorso è se gli rubiamo la. Gli ridiamo quel. Beh, ma quanto realmente cambia? L'Endraiser quanto costa? 8. Genius. Beh, oddio, un po' cambia, eh. Che ne abbia. Boh, un po' cambia in realtà. Il problema è che poi però noi non abbiamo ley line. Vabbè, però le abbiamo stappate. Adesso glielo ridiamo. Queste rientrano. Togliamo lui. Comunque anche solo per la potenza che ha. Bella questa ley line. Però che sculoni. Guarda che noi abbiamo un altro Yoro, mamma mia, che partita da ufficio inchieste. Indubbiamente questa cosa gli ha fatto male, perché comunque le abbiamo tolto 3 di Devotion, ma gliene abbiamo ridati 2, l'abbiamo solo tolto di uno. Ha la terra. Ok, per forza. Quindi c'è un festival. Festival bar. Un'altra Storm, non c'è problema. Abbiamo visto i Yorn e lui ha visto le Storm. Avrei preferito vedesse gli elfi di Llanowar. Però, ma così non è che mi tanga. Non è che mi tange proprio. Ok, tu arrivi leggermente in ritardo, ma non è un problema. Allora, attiviamo la ley line. Se io meno con tutto, cosa succede? Fatto là, ma sì, chi se ne frega, meniamo con tutto. Sono sbagliato i calcoli perché ho attaccato a cazzo. Faccio la vrata. No. Ok. A detta. Comunque due pezzi li portiamo via, non è male. Prende. Caspita, ha preso? Se noi li portiamo via il troll, si attacca al Bogigi lui.
Giusto. Si attacca al Bogigi. Siamo a 37. Terra, sì, guadagni vita. Oh, sti cursor sono fatti. Oh, ma gli elfetti, che partite sempre con gli elfetti? Non li peschi più? Dai, fai il Razer e perdi. Amico mio. Vai. No, 17, ho iniziato la partita. Ho preso 3 danni dall'inizio partita praticamente. Benissimo. Allora, lui. Noi qua siamo. La sta Field of Ruin, veramente bella. Noi qua. No! Non ho animato! Ah, si posso. Che error! Che error che stavo facendo! Ragazzi, non stavo animando. Sono un pappaleo, babbaleo. Abbiamo anche veto qualora avesse. Non lo so. Togliamo il control. Si è preso male, Tamtis. The Ape. Tamtis. Tamtis. Ah, ok, perfetto. GG. Zur zur. Argentus Draco, giganta. Vediamo. Oplita. Il mazzo con l'Oplita? E il mazzo con i Llano Vorels? Eh sì. Vabbè. Quindi Gruul. Interessante. Facciamone un altro. Sì, avrei dovuto farlo prima di giocare la terra. Un attacco. Tozur li fa subito. Detach. Allora non pariamo. A maggior ragione non pariamo. Cosa vuoi fare, eh? Perché a me è toccato lo Spirited Companion. Ragazzi, lui ha sparato allo Spirited Companion. Avete capito perché? Perché così io non facevo la doppia parata. Ci sta questa giocata. Cioè, nel senso, sono sbalordito. Wow, bravo. Purtroppo, per noi. Noi facciamo Zur. E terra tappata. Sperando che sopravviva Zur. Però magari 4 danni per lui non sono così facili da gestire. Non è ancora troppo. Noi siamo ancora a 17. Abbiamo Lifelink, Detach, Banane, Lampone. No, no, non hai il 4 danni in quelle due carte. Non ce li hai. Non ce li hai. Stai buono. No, e lo tocca. Dai, lo stai solo leggendo. Non puoi avere 4 danni in mano. Allora.
Maledetto mostro. Guarda te, ma si può? Adesso bosei giù, io piango. Mi metto a piangere, cazzo. Lasciami stare, mio Zur. Perché mi devi toccare Zur? Antipatico. A 9. Ma se paro sono a 10. Beh, allora. Dai. Ah, ma quindi posso attivare Gaggio? Costa uno in meno, una legge amba. È una legge amba. Vediamo cosa fa. Smarmella, ok. Non attacca. Penso. Ok, allora facciamo Omen. Avrei potuto anche attivare Ley Line, ragazzi, ma Tozzis mi sembra un po' rischioso adesso. Wending Announcement è la solita carta. Devo toglierla. Out of Kaya. Out of Kaya mi fa. Lui ha mana libero? No. Quindi togliamo la Scavenging. Voi direte perché non togli Bone Crusher? Bone Crusher, cioè, sinceramente. È un peto scorreggione. attacchiamo con Zur, che tanto non para mai. E teniamo attivabile le carte qua. Ley Line. Lo Zur Ley Line è tanta roba. Tanta, tanta roba. Lui ha Giganta. Quindi non può avere Ember Cleave, visto che ha Giganta. Questa cosa me la devo ripetere spesso. Abbiamo Egangio. No, non siamo. Ma siamo messi bene. Siamo messi bene. Non ci pensa. Allora, così lui ha 3 mana. Lui adesso attaccherà con tutto. E però si tiene libero le. Allora, ragazzi, io non voglio. Allora, io ho paura. Lui ha. Potrebbe avere dei fightini. Non so, ragazzi. Io non animo la ley line. Perché questo attacco lui ha tenuto il mana libero. Non ha neanche usato un mutable. Secondo me ha un fightino. Quindi siamo out of Kaya. Non animo la ley line. Perché ha tenuto i verdi liberi. Potrebbe avere un fightino. E se mi uccide ley line mi ruba la roba. Visto, ragazzi. Allora, però questa cosa l'avrebbe dovuta fare prima. L'avrebbe dovuta fare prima. Va bene, va bene, va bene. Perché noi comunque Kaya la animiamo adesso. Eh sì. Perché non l'ha fatto subito? Vabbè, perché tanto il risposto. Sì, effettivamente, perché non l'ha fatto subito? Perché tanto il risposto ci avrei pensato io. Allora, quindi noi dobbiamo parare tutto. I più grossi sono uno. E due. Tanto poi noi adesso facciamo la vratta. Avrei dovuto parare la terra. Sono un ciuco. Ok, allora. Io avrei dovuto parare la terra. Gliela tiriamo la terra, sì. Tanto per Zur. End. Bella, bella partita questa. Avrei potuto gestire la mia. Eh no, così giù, cioè, non ce n'è. Lui farà un pirulino. Però lì togliamo, lo slandiamo.
Cioè no, non lo slandiamo. Cioè, gli togliamo una melee. È diverso. Ok, prendiamo un danno. Oddio santissimo, il wedding announcement che può funzionare, ragazzi. Incredibile. Incredibile. Riprendiamo Yoron. Noi facciamo un parante. Cosa buona e giusta. Aia. Perché anche la terra. Porca miseria, oh. Ferma, ferma i lavori. Santa miseria. Ok, sono tre. Fammi vedere un po'. Cosa peschiamo, poi decidiamo come parare. Che potrei anche andare a uno volendo, eh. Che schifo. Eh no, questo Iorion non mi serve. Porca miseria, eh no. Via tutte e due. Vediamo cosa peschiamo. Allora, spara questo. Si va a tre. Lo si fa da tre. Lo si può fare Yoron, certamente. No, no, si rischia, per carità. Allora, no, faremo... Cavolo? La si tiene? Allora, lui ha i bone crusher. Quanti bone crusher aveva usato? Il carretto non è per niente una bella notizia. Però, facendo carretto, non attacca di mutavolt. Che è ottimo. Madonna santissima, ragazzi. Stiamo pescando veramente duro. Stiamo pescando durissimo. Ma che top deckata è stata questa? Bella sta partita. Sì, bella perché la sto vincendo. Ci sarà l'altro che starà tirando madonne in aramaico. Sì. Non ha, ah, ok, ho detto troppo. Non abbiamo il nero. Vabbè, dai, ci arriverà. Facciamo comunque così, va. Tanto questo... Eh sì, sono un fenomeno. Avrei dovuto... Vabbè, fa niente. Dai. Posso, sono forte. Lui avrà l'account. Ah, oh, non lo counterà. Va bene. Oh, madonna, cos'è? Grisfang? Ah, no. Un mazzo tutto tu. No. Forse no. Ok. Quale sarà il piano? Tania. Pesco come un drago comunque, ragazzi. Devo dire che pesco come un drago. Allora, non so se giocare la Field of Ruin per poi tenere la terra top... No, ok. Per tenerla come peschino, no? Più che altro per quello, ma... Direi di no. Sì, questi Supreme Verdict con Wedding Announcement non sono... Sono un po' nombo, però... Va bene così.
Allora, di quinto turno noi abbiamo la terra stappata. Poi abbiamo Zur che può attivare qualcosa, eh? Mica male come. Mi piacerebbe capire lui, qualche rimozione ce l'avrà. Vediamo un po' cosa che si è millato. Dannio. Potrebbe essere un mazzo Fog? Cos'è che nomina? Allora, più che altro mi pare che lui avesse, avesse il Ritual of Suit, quindi... Ah, non ho letto cosa ha nominato. Mi sono distratto e non ho letto cosa nominava. Allora, noi facciamo... Gitrog Monster. Non ho letto cosa nominava. No, fare Zura adesso se ci fa un... è un po' un problema. Allora, riprendiamo Iorion. Fa sempre comodo. Giochiamo la Raffine Tower a questo punto. Lui è meno 3, no? Per riprendere in mano. Non mi interessa attaccare lui direttamente. Noi peschiamo. Quello si gira. Non siamo messi malissimo, credo. Fortunatamente le abbiamo millato due Totsis. Quindi magari non ce l'ha in mano. E non ci viene a, non ci viene a vedere la nostra mano. Questi ritual mi stanno... Questo ritual mi fa un po' paura nel giocare Zur, perché se io gioco Zur ci wipe a tutti. Quindi aspettiamo un secondo. Un minimo di pressione noi la stiamo mettendo. Adesso giustamente ci pensa. Cazzo, interessante. Non sapevo neanche che il Gitrog fosse in... in Explorer. Ok. Totsis. Ci dovevo pensare, ma non abbiamo una bruttissima mano in funzione del wedding. Fortunatamente noi gli Iorion ce li abbiamo... Va bene, cioè, farò una vratta piuttosto. Allora... dobbiamo uccidere lei, ovviamente. Avrà il push. Boh. Titania. Va bene. Facciamo la vratta. Sono stato avventato prima. Ci dovevo pensare che avrei potuto fare meno 3 con Totsis. Però non mi aspettavo neanche la terza Titania. Vabbè, abbiamo un po' di vratte. Adesso vediamo cosa nomina. Magari lo guardo questa volta quando nomina qualcosa. Non sa come si scrive. No, scherzo. Colossal Sky Turtle. Ha millato un altro Reaper. Vediamo cosa fa. Non si è accorto che noi abbiamo la terra animabile, quindi fortunatamente li possiamo uccidere. Fortunatamente, ragazzi, possiamo ucciderli. Giusto, no? Sì. Mi fa piacere, ma possiamo ucciderli in Issa. Ok. Niente, lo lasciamo ragionare. C'è poco da fare, non abbiamo... Purtroppo sono abbastanza sicuro che lui abbia una rimozione di massa. Cioè, oddio, sicuro. Ha le rimozioni. Non so se giocare Zur adesso. Mi sono fatto scartare quello Iorion. Lui è stato bravo, io sono stato ingenuo.
Lamina Titania. Cioè, ha cercato l'ultima Titania. Deve stare comunque il decamato. Allora, questa la giochiamo così, ragazzi. La giochiamo subito. È inutile stare in attesa. Uno Iorion, cioè Out of Kaya. È fortissimo. Io spero vivamente che non abbia la counter. Se ce l'ha, bravo. Ok, ci dà un po' di respiro questa giocata. Ok, lui passa. Allora, io uno Zurlo giocherei. Tanto, non ci costa niente. È un 2-5, rimane lì, tranquillo. Gli prendiamo una carta piuttosto. Noi adesso aspettiamo, anche che ce lo uccida subito. È inutile che animiamo qualcosa, perché ci possono tornare tutti utili. Non animeremo nulla. Anzi, probabilmente andremo a fine turno a scryare con Omen. Non voglio fare giocate passive. Trovare uno Iorion adesso ci aiuterebbe. Leyline. Ma la Leyline. Li teniamo tutte e due, dai. Li teniamo tutte e due. Ok, giochiamo un altro Zur. Zur non è per forza la nostra Wincon. Noi abbiamo comunque degli altri Iorion. Va benissimo così. Allora, adesso forse possiamo animare qualcosa? No, va bene così. Va bene così. E noi abbiamo lì Yoren. Tra l'altro, il fatto che lui usi Go for the Throat è ottimo. Non so se ha Tassas Oracle. Boh. Adesso si becca una Leyline dritta dritta. Beh, non è male. Lo teniamo. Incrementiamo comunque la roba. Spero che non abbia una counter adesso. Ok, non ci posso fare niente, ma quello lo dobbiamo togliere, ragazzi. Non ha la Titania, quando ha la Titania poi però avremo le Vratte. Bah, vediamo un po'. Ok, compagnone. Ah, però potremmo dargli una passata? No, non gli do una passata adesso, ragazzi. Aspettiamo, perché abbiamo appunto la Field of Ruin per spaccargli la terra di Titania. Ma non è il massimo. Allora giochiamo. End of turn. Poi spacchiamo l'Omen. Siamo un po' in stallo. È un mazzo particolare. Lui ha 18 carte. Io ho tanta paura che possa avere Tassas Oracle. Magari ce l'ha come chiusura alternativa. No, ma un ritual ce l'ha in mano. Uno è lì. Mi la ti push. Ok. Tozzis. Benissimo. Ok. Quindi Tozzis ne ha usato. Sono andate in tre, giusto? Due. 3 Tozzis, ok. Creiamo. Eccola la terra maledetta. L'avrei dovuto fare prima dello scry. Vabbè.
amico. Wending announcement, va benissimo. Sì, sì, lo giochiamo, perché no? Questa cosa che faceva, create activate la sorcery, perfetto. Si sono mangiato le parole, vabbè, lo può usare solo nel suo turno, my turn. Ok, quindi facciamo attacchiamo prima. Ok, la spacchiamo subito. Ok. Sì. Noi giochiamo questo. Pesonista, siamo a 16. Allora, navighiamo un pelino a vista, ma abbiamo la terra. Ok. We will not fail. Ok. Però così, esatto. Fare niente così, cioè lui non può colpirci la terra. Nissa deve andare più giù possibile. Ok, quindi non la salva. Sì, ma Ward 3 non... Ah, oh mio Dio. Me ne ero mica accorto. Porca miseria, è vero che questa è una terra. Mi stavo fregando da solo, ragazzi. Ah, signore, il salvavita Beghelli. Dovin Speto, salvavita Beghelli. Peschiamo. Treacherous non è male. Lui ha 12 carte, va, 11 carte. La quarta titania gli dovrà arrivare prima o poi, non ho visto le terre. Cavolo, che partita intensa. Mazzo molto strano. Però non mi ricordo lei, quando si trasforma diventava un baule gigantesco, ma non mi ricordo... ecco, quel trample... Haste, ecco, quel haste è un... Ok, dietro. Va bene, quindi può giocare una in più. Bene. Ok, qua un bello Yorion chiamato proprio, eh? Fatemi santo! Com'è possibile? Mamma mia! Mannaggia la miseria! Ma distruttiva sta cosa. E è arrivato un altro. Good game. Che partita. Cavolo. Che top deccata. Porca miseria.
Forse avrei fatto la vratta, ma non eravamo messi così bene. Madonna. Chiami Yore, non arriva Yore. È un complotto. Tutto un algoritmo della Wizard per fartelo giocare. Bene, ragazzi, anche oggi il video giunge al termine. Spero vi siate divertiti. Come sempre, vi chiedo di commentare, lasciare un like o di iscrivervi al canale se vi piacciono i contenuti. Finalmente oggi esce la nuova edizione di Magic, quindi riusciremo a vedere anche un po' di standard nuovo, finalmente, non sempre in sta palla di Explorer. Tornerà Brawl, rimanete in contatto, per il resto nulla, al prossimo video.